Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Genem e oggi pomeriggio siamo per la seconda volta su Clash Royale perché stamattina è uscito un altro video e oggi pomeriggio torneremo a fare la sfida classica con appunto proseguiremo la sfida classica che abbiamo iniziato stamattina. Scusate se parlo un po' col naso, ma è il raffreddore. C'è un'epidemia praticamente nella mia città. Non proprio un'epidemia, però molta gente sta male. Anche i miei compagni, forse mi hanno contagiato loro. Comunque, andiamo subito in battaglia. Il deck è sempre lo stesso. E vediamo un po' chi ci trova davanti. Io parto subito all'attacco. Comunque a livelli 9 per ora mi pare che non ce ne andati proprio, forse neanche uno. Ancora meglio perché almeno abbiamo avversari un po' più scarsetti e possiamo vincere tranquillamente questa sfida. A me piacerebbe molto portarvi proprio la vittoria. Il video tipo che si chiama "Finalmente vinciamo la sfida classica, yeah! Finalmente perdiamo la torre, yeah!" Iniziamo un po' maluccio, ma sia bene che male, perché comunque abbiamo fatto un sacco di danni sia alla torre del re che alla torre della corona. Li abbiamo abbiamo fatto i danni, abbiamo fatto cadere la torre, ma noi abbiamo perso anche una torre, quindi stiamo un po' calmini. Quei goblin non li devo contrastare assolutamente con la scarica, perché sarebbe un normale errore. I goblin normali me li tengo per il mini pecca, perché i goblin normali sono molto utili contro il mini pecca. Come potete vedere è morto praticamente. E niente, andiamo all'attacco. Non posso fare nient'altro. Che non ho le carte giuste. Adesso sì. Faccio così. Ora mi butta l'orda di sgherri. No, appena io farò così. E così. Guardatela, l'orda di sgherri. Eccola lì. Boom. Questi li faccio fuori molto tranquillamente. Così. Ma andiamo subito all'attacco così, dai! E dai così! Topi! Boom! Perfetto! Vediamo se ci arriva quel goblin. Vabbè. Va bene così, perché io faccio così, quella morta, quella stronza, e vai! Perfetto, non potrebbe andare. Potrebbe andare meglio con la caduta anche della sua torre del re, però vedete che l'importante adesso è vincere. Vediamo se facciamo un 3-0. Cavolo. 3-0! Perfetto, bella partita. E ciao. Quindi, perfetto. Siamo a 3 vittorie. Il premio adesso è di 310 d'oro e ben 8 carte, che non sono poche. Vediamo se riusciamo a vincere anche la prossima partita. E siccome il gioco è stronzo, un altro livello 8, però non è mai detta l'ultima parola, che il livello non conta niente, conta la bravura del giocatore. Cavolo. E quello è un po' un problemino. Ma giusto un po', neanche troppo. Oserei dire. Cavolo, questo è un problemino. Perché io adesso, come mi difendo dal pecca? Pure incavolato, nego. Mi sa che questa è persa. Io non ho fatto niente, grazie per avermi fatto giocato.
per avermi fatto giocare. Guardate, io ve la taglio perché tanto questa la perdevo. Io ve l'ho detto. Un altro livello. Oh, un altro livello 8. E invece un altro livello 8 che ci apre il sederino a metà. Però non hai detto ancora l'ultima parola, Perché? Imperca lo potresti tirare solo avendo la quantità di giusto. Niente, questa è la terza. Niente, non sono riuscito a fare proprio niente. Mi sfotta pure. Qua ci sarebbe un tipo che se no. Vabbè, una sconfitta, ci può stare. Andiamo in battaglia di nuovo. Ora speriamo che questo non abbia il pecca, perché e né truppe che fanno danno d'aria, perché col mio deck il problema sono proprio queste truppe, quelle che fanno danno d'aria. Perché io avendo truppe piccole. Perfetto, la valchia mi tagga il domatore. Vabbè, un po' di danni gli faccio. Un altro colpo, perfetto, sono contento. Eccala! Per fortuna che almeno i miei goblin sono presi anche del barile. Allora, io per ora non ho l'elisir giusto per fare un attacco, però anzi adesso sì, perché io potrei fare di questo. Il problema, io mi concentro sempre sugli attacchi, ma non mi risparmio l'elisir per la difesa. Comunque, due botte gli ha date il nostro domatore. Più botte dà, meglio è, ovviamente. Ok, la botta la dà sempre, ovviamente. È raro che non la dia, anche che ci metti i barbari. Intanto, facciamo così. Questi li faccio fuori tranquillamente. Faccio così. Allora, questa è abbastanza combattuta. E mi piace comunque, combattuta. Allora, quella torre teoricamente è caduta. Teoricamente. Ma praticamente no. No! Errore madornale! Madornale, ecco qua, la cappellata finale, proprio, cioè, l'errore finale. Boom! Sì, perfetto, ora in difesa, mi chiudo in difesa per questi 30 secondi, la difesa. Boom! Mi conservo l'elisir perché lui era l'ultimo attacco. Non fa più niente. Perfetto. Su. Wow! No, non ci credo! No! Non ci posso credere! Me l'ha data la botta! No! Si è capito, no? Ok. L'ho detto che era combattuta. Mi piace, però c'è neanche troppo, perché sarebbe stato meglio. Guardate, la vittoria subito, così. E invece no! E no, non fai così. Non mi batti così.
dai così, dai, dategli la botta. Va bene anche così, perché io adesso con l'ultimo attacco di domatore ce la faccio, e va a vincere. Ma questa partita sarà bellissima. Comunque, serie di vittorie, attenzione, obiettivo sbloccato. Andiamo subito a ritirare il premio. 8 vittorie in una sola sfida, 4 vittorie in una sola sfida. Comunque, per il video di oggi di Clash Royale è tutto. Abbiamo a disposizione, possiamo vincere 390 monete d'oro e 12 carte. Quindi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare mi piace se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E se avete qualche suggerimento, lasciatelo qua sotto nei commenti. Ciao!